E bentrovati a questa sessione degli Open Day virtuali SUPSI dedicata alla presentazione del corso di laurea in architettura di interni. Vi ricordiamo che se state seguendo la diretta streaming potete inviarci le vostre domande tramite WhatsApp al numero che appare in sovraimpressione 079 260 0748. Risponderemo alle vostre domande al termine della presentazione e ora passo con piacere la parola a Pietro Vitali, responsabile del Bachelor SUPSI in architettura di interni. Buongiorno, buonasera a tutti, a seconda dell'orario in cui seguite o seguirete questa presentazione che ripasserà poi successivamente. Cos'è l'architettura di interni? Se state seguendo questa presentazione immagino che molti di voi già ne hanno un'idea più o meno precisa, altri forse stanno seguendo questa presentazione proprio anche per farsi un'idea di cosa si intende per architettura di interni e capire se quella è la via che vogliono, intendono seguire nel loro futuro, proiettandosi così in una carriera professionale legata a questo, secondo me, bellissimo campo d'attività, questa bellissima professione che accompagna la cultura degli uomini in tutti gli angoli del pianeta da sempre, ovvero da sempre l'uomo ha cercato di occupare lo spazio dove si trova su questa terra, diciamo, perfino non so, nella preistoria, insomma, si cercava di rendere abitabile, accogliente il luogo che si abita fondamentalmente. Quindi proteggersi dalle intemperie, cercare di rendere accogliente e caldo, magari anche se viviamo in un luogo freddo o fresco, se si vive in un luogo caldo, la casa, l'abitazione, lo spazio in cui si abita, e poi cominciare a organizzarsi con un fuoco, un focolare, e poi chissà, magari anche cominciare a coltivare un orto. Insomma, questo è lo spazio che noi come uomini, quando abitiamo sulla terra, andiamo a progettare, costruire, pensare e mettere costantemente in discussione, farlo evolvere con quelle che sono le esigenze della nostra vita, le nostre ambizioni. Possiamo pensare un po' ad un abito, in fondo, noi come persone ci vestiamo fondamentalmente perché abbiamo bisogno di proteggerci dal freddo, dal caldo, eccetera, e con quest'abito però siamo anche coscienti del fatto che ci interfacciamo con altre persone che con quest'abito ci guardano e quindi si fanno un'idea di noi e noi andiamo a comunicare chi siamo anche grazie al fatto che portiamo questo o quell'altro vestito. Io stesso non porto sempre questi vestiti, oggi per questa presentazione insomma, ho cercato di mettere una camicia stirata, ma insomma le condizioni sono queste. Ecco. Quindi per certi versi stare comodo, confortevole, e per certi altri versi invece anche comunicare sé a se stessi e agli altri, insomma riflettere il proprio mondo simbolico, non soltanto nell'abito ma anche nello spazio, che se volete è la sfera successiva che viene dopo quello del vestito. Pensate un po' soltanto all'analogia che si può fare tra l'abito, abitare o addirittura abitudine, perché abitare fondamentalmente rispecchia quello che è la nostra vita di tutti i giorni, che non riguarda soltanto la casa in cui viviamo o l'appartamento, eccetera, ma anche l'ufficio, la scuola che frequentiamo, eccetera. Adesso per mostrare un po' cosa intendiamo noi per architettura di interni alla SUPSI e come ci siamo organizzati, abbiamo preparato una serie di immagini che sono tutte immagini elaborate dai nostri studenti. Fondamentalmente sono delle foto di modellini architettonici che loro hanno costruito e poi fotografato. Ci sono anche alcuni rendering, alcuni degli spazi che vedrete magari li riconoscete, come questo di Carlo Scarpa, bellissimo, a Venezia, al negozio Olivetti. Ecco, questo qui è un modello che gli studenti hanno costruito per analizzare lo spazio e che mostra anche un po' il tipo di sensibilità che noi mettiamo in quello che viene progettato. Quello che è fondamentale nell'approccio che abbiamo rispetto alla disciplina è il principio di prossimità, cioè questa vicinanza dimensionale, culturale, sociale con tutto quello che facciamo e che va a definire lo spazio di azione e di vita dell'uomo. Ecco, come architetti d'interni noi siamo veramente interpreti di questo, delle esigenze che si manifestano attraverso la realizzazione di questi spazi. Fondamentale in questa competenza è la capacità di riferirsi ai sensi e alla percezione, ovvero il rapporto che noi andiamo a istituire con lo spazio che ci sta intorno è mediato dai sensi, la vista, l'udito, il tatto, eccetera, e il modo con cui noi percepiamo le cose che ci stanno intorno. Per cui i materiali,
i colori, la luce, ma poi ancora la dimensione dello spazio, le sue proporzioni o la successione di spazi, eccetera. Tutto questo è fondamentale perché definisce il carattere, l'atmosfera dentro la quale noi passiamo fondamentalmente tutta la nostra vita, da quando ci alziamo la mattina, quando andiamo a letto la sera, una successione di spazi successivi, ma da quando nasciamo fino a, così, all'ultimo, alla nostra pensione, diciamo, per non essere troppo drammatici, però ogni volta noi passiamo attraverso spazi diversi che sono stati progettati, disegnati. Se sono stati progettati con qualità, potremmo essere grati all'architetto di interni che ci ha permesso di rapportarci così in modo gradevole con lo spazio in cui viviamo. Gli obiettivi che ci poniamo quindi in questa formazione sono di carattere, una formazione generalista, per cui competenze e conoscenze che sono di carattere professionale, tecniche, culturali, sociali, conoscenze anche legate alla costruzione, alla funzione e all'estetica degli edifici. Questo con l'obiettivo duplice, se volete, per insomma, il nostro laureato è in grado di progettare degli spazi di qualità ed è in grado di esercitare una professione che è quella dell'architetto di interni. Esercitare una professione, se volete, quindi sono delle competenze, delle conoscenze che sono poi declinate sul mercato del lavoro e sulla capacità operativa che si ha di immediatamente entrare così operativamente nel mondo economico, nei mercati a cui la nostra professione afferisce. L'altro invece, la capacità di produrre degli spazi di qualità, è più una dimensione, se volete, ontologica che identitaria della professione, cioè l'architettura di interni come disciplina, appunto come professione, non tanto come mestiere. Ecco, le due cose evidentemente si toccano, ma ecco che nella nostra formazione pensiamo ad entrambe le declinazioni, per cui se volete un carattere un po' più universitario e l'altro un po' più professionale, su cui noi fondiamo fondamentalmente in tutta la SUPSI, però tengo a sottolineare che in architettura di interni anche questa dimensione è molto importante. Quali sono i campi d'applicazione a cui facciamo riferimento? Il campo fondamentalmente sono due, se volete, in termini generici. Da un lato abbiamo l'abitare e dall'altro abbiamo allestire. Per abitare, l'ho detto prima, si intende evidentemente abitare in senso stretto, quindi la casa, l'appartamento, ovvero il committente che mi chiama perché devo ristrutturare un appartamento che ho appena acquistato, oppure una villa che deve essere cambiata perché, non so come dire, prima ci abitavano anche i nonni, adesso i nonni sono andati a vivere altrove e quindi ecco che si liberano degli spazi e voglio ripensarla. Tante di queste condizioni, quindi delle trasformazioni riuso legate all'abitazione, ma poi c'è l'abitare in senso lato, quello che descrivevo prima, i luoghi che noi occupiamo durante tutta la nostra vita, quindi ci sono le scuole, gli spazi della formazione, oppure il turismo e il tempo libero, pensiamo ai ristoranti, agli alberghi che progettiamo come architetti d'interni, o come dicevo prima, gli uffici. Adesso, soprattutto in questo periodo, siamo estremamente sollecitati da questo punto di vista, perché quante imprese stanno ripensando i loro spazi di lavoro e pensate questa necessità o opportunità, forse anche per alcuni, di non più pensare allo spazio di lavoro solo come lavoro in presenza in ufficio, ma in forme ibride, per cui in parte in presenza, in parte a distanza e quindi con delle nuove modalità di scambio, di collaborazione all'interno degli spazi stessi. E poi anche come la casa cambia se la dobbiamo usare anche come spazio di lavoro. Insomma, tutte queste attività sono delle attività che riguardano, se volete, l'ambito più largo dell'abitare. Anche per certi versi gli spazi commerciali, anche se gli spazi commerciali cominciano a diventare un po' più legati all'altro settore, a quello dell'allestire, sì, ovvero quei settori commerciale e culturale dove lo spazio che noi progettiamo serve a fondamentalmente a comunicare e a stabilire una relazione precisa tra l'utente di questo spazio e gli oggetti che io in quello spazio vado a porre. Pensiamo le mostre in particolare, evidentemente nell'ambito culturale, ma tutti i negozi, per cui o le fiere o anche i malls, insomma, i grandi magazzini, dove io devo riuscire a costruire un sistema di comunicazione che permetta fondamentalmente di vendere dei prodotti, renderli desiderabili, eccetera, oppure nell'ambito culturale, le mostre, eccetera, raccontare delle storie attraverso una successione di spazi dentro i quali sono stati posti degli oggetti o delle installazioni che mi raccontano qualcosa di particolare. Per raggiungere questi obiettivi,
definiamo delle aree didattiche. Le aree didattiche convergono tutte, anzi, fanno convergere la dimensione pratica e la dimensione teorica in un'unica disciplina che è appunto l'architettura di interni. L'area principale è quella del progetto. Ricordo che noi formiamo dei progettisti e quindi come progettisti la gran parte del tempo viene dedicata sia a scuola durante le ore, ma poi anche così nelle ore, tra virgolette, non libere, ma di studio individuale, alla progettazione, il progetto. Attorno a quest'area centrale ce ne sono altre quattro con cui noi organizziamo la didattica, che adesso elenco in un certo modo e descrivo brevemente. La prima, che abbiamo chiamato materia e percezione, sì, la materia spesso nelle facoltà di design o d'architettura viene affrontata da un punto di vista fisico, meccanico, eccetera, quindi con un approccio eminentemente scientifico. Anche noi abbiamo questo approccio, che però è preceduto da una dimensione che è proprio specifica della nostra arte, della nostra disciplina, l'architettura di interni, ovvero la materia come viene percepita, per cui le texture, i colori, il modo in cui i materiali possono essere assemblati, accostati tra loro, lavorati, e quindi come poi noi con i nostri sensi li percepiamo, e torno a dire come poi questo contribuisce a costruire un senso, un significato e una sensazione di benessere e di comfort. Seconda area, così ancillare a quella del progetto, è l'area dell'intelligenza manuale. Intelligenza manuale, che cosa riassume questo termine un po' strano? Riassume il fatto che le conoscenze, le competenze tecniche esistono a partire dal momento, e sono particolarmente solide e utili, a partire dal momento in cui sono frutto di un'esperienza pratica svolta con un'attività manuale. Ovvero, se io devo imparare ad assemblare dei pezzi di legno piuttosto che capire come collegare delle parti nella struttura, un tavolo per esempio, una sedia, insomma, per farla semplice, in maniera tale che questa non sia svergola e sia bella stabile, ecco, se lo faccio seguendo così un approccio puramente teorico sui libri, rischia di rimanere un po' asettico e la conoscenza radicarsi poco nella competenza del nostro studente. Se invece questa competenza è maturata grazie ad un'esperienza pratica, manuale appunto, ecco che questa si consolida e si radica in maniera molto più forte nelle competenze dei nostri laureati. Terza area ancillare a quella del progetto, la costruzione dell'immagine. Magari altre facoltà la chiamerebbero il disegno, la rappresentazione. Attenzione, la chiamiamo costruzione dell'immagine proprio perché pensiamo che attraverso la rappresentazione noi, prima ancora che comunicare agli artigiani, ai committenti, quello che abbiamo pensato e immaginato, riusciamo a stabilire un sistema cognitivo nostro di progettisti attraverso i quali restituiamo con un'immediatezza incredibile quello che abbiamo pensato al campo del visivo e dell'immagine. Questo permette di fare leva anche durante la progettazione alla dimensione dell'immaginario, che è proprio quello che costruisce il carattere e l'atmosfera di un luogo, per cui strettamente legata alla dimensione del progetto. Pensate soltanto anche come in certe canzoni, non so, penso che i rapper che basano molto sulla parola, come con le parole riescono a costruire delle immagini che poi ci toccano veramente da vicino, oppure magari io, vabbè, questione generazionale, certe immagini anche di Dante nella Divina Commedia con cui costruisce, non so, la selva oscura dentro, ecco, con le parole a che mondo potentissimo riesce a relazionarci. Ecco, è importante che noi attraverso il sistema di rappresentazione riusciamo a stabilire questa relazione tra noi, umani, con i nostri corpi e lo spazio in cui stiamo. Come progettisti è importantissimo controllare e arricchire la nostra pratica grazie a questa competenza. Ultima area ancillare a quella del progetto, è più teorica se volete, è chiamata forme dell'abitare e teoria dello spazio. Contiene le storie, la metodologia, aspetti più legati anche all'antropologia dell'abitare e della cultura materiale. Ecco, tutto questo per permetterci di spiegare e dare un senso alla nostra attività di progettisti e tenere assieme, se volete, tutto questo sistema a cui l'architettura di interni fa riferimento. Ok, adesso voi state seguendo questa presentazione, immagino che alcuni di voi dopo vorrebbero anche... chissà, magari qualcuno vorrà iscriversi. Allora, cosa succede? Prima cosa che bisogna fare in una timeline, se volete, in una linea del tempo, è l'ammissione. Allora, in Svizzera tutte le facoltà di design
per legge prevedono che per accedere alla formazione bisogna fare una procedura d'ammissione. Quindi nel nostro caso consiste fondamentalmente nell'inviare un book, quindi un piccolo portfolio con tre lavori che noi in genere valutiamo se il portfolio è ben fatto, eccetera, la procedura d'ammissione è superata per cui siete ammessi. Se il portfolio magari va bene ma lascia qualche elemento di, non so, qualche area da chiarire, magari anche bello eccetera, ma vorremmo chiarire ancora alcune cose, ecco che allora magari alcuni di voi saranno chiamati a fare un piccolo test, che non è un test basato su delle nozioni, ma un test più attitudinale, quindi legato alle attitudini rispetto alla composizione, alla percezione dello spazio, eccetera. Quindi magari qualcuno poi vorrà chiederlo, ma non è che c'è da studiare per questa cosa qui. Dopodiché comincia la formazione da settembre. Il primo anno accademico, visto che tanti studenti vengono da diverse formazioni differenti, il primo anno accademico tende a, appunto, magari qualcuno viene dal mondo del un liceo artistico, altri invece hanno fatto una maturità tecnica, ecco, consiste nel sviluppare le prime competenze ed allineare un po' le competenze di tutti gli studenti in maniera tale che poi si acceda al secondo e terzo anno, che noi chiamiamo il biennio superiore, con delle competenze comuni, comparabili e avere tutti più o meno allineati. Il secondo e terzo anno, perché parlo di secondo e terzo anno? Perché non c'è lì dentro, in quel sistema del biennio superiore, non c'è più una distinzione tra corsi del secondo e corsi del terzo anno, c'è una quantità di corsi, in parte opzionale, in parte obbligatori, che devono essere svolti, ma ogni studente sarà in grado e avrà la possibilità di scegliere se quest'anno vorrà fare prima un corso, piuttosto che, ne so, poniamo due corsi obbligatori, quello sulla luce e quello sul suono. Io posso decidere se fare quello del suono al secondo anno e quello della luce al terzo anno o viceversa. Ecco, questo permette che gli studenti del secondo e del terzo anno interagiscono anche verticalmente, non soltanto in modo orizzontale, passandosi le competenze, gli scambi eccetera, e quindi nutrendo quell'ambiente che è tipico dell'università, grazie al quale la conoscenza non è semplicemente così piove dall'alto, ma è basata proprio su uno scambio tra tutti gli attori coinvolti. Ecco, alla fine del triennio si arriva alla tesi, che può essere svolta secondo un tema individuale o secondo un tema proposto dalla scuola, a seconda delle ambizioni dello studente, delle sue capacità o anche di quello che ha voglia ed è in grado di fare. Questo anche perché grazie al lavoro di tesi uno si presenta a quello che sarà poi il mondo del lavoro verso il quale è orientato. Gli sbocchi professionali, il titolo è riconosciuto sia a livello svizzero che a livello europeo e mondiale, fondamentalmente perché risponde a tutti gli standard dei crismi sia del sistema della formazione che della professione dell'architettura di interni, è riconosciuto anche al registro delle professioni svizzere, il famoso REG, eccetera, e un nostro diplomato è pronto ad entrare nel mondo di lavoro come un impiegato. C'è anche la possibilità invece per chi lo volesse di concludere la formazione, non concludere perché di fatto è già conclusa, ma di arricchirla con un'esperienza a livello master e in SUPSI abbiamo questo master in Interaction Design che è accessibile ai nostri studenti, oppure uno può andare in Germania, noi siamo partner di un master internazionale, IMIAD si chiama, che coinvolge diverse università negli Stati Uniti, in Turchia, in India, appunto in Germania e noi, e ecco, è possibile intraprendere quella carriera, oppure la EAD di Ginevra con cui abbiamo dei rapporti di collaborazione che prendono i nostri studenti, o insomma al Politecnico di Milano, a Londra, insomma i casi in cui i nostri studenti hanno continuato gli studi sono molteplici e le possibilità tante. Una cosa con cui magari concludo la presentazione prima di lasciare spazio alle domande è il soprannome che abbiamo dato al nostro corso di laurea, e l'abbiamo chiamato la Factory, tanti di voi penseranno alla Factory di Andy Warhol magari. Questo nome che abbiamo dato si concentra soprattutto sul fatto che tutte le attività sono svolte in sede all'interno dei nostri atelier, gli atelier dove arrivano gli studenti, gli assistenti, i docenti, i professionisti interni alla scuola, i professionisti esterni. C'è un rapporto tra il docente e lo studente molto stretto, per cui ogni studente vede il proprio docente nella fase di progettazione almeno una volta alla settimana, per almeno mezz'ora, un'ora, vede sempre l'assistente, è seguito spalla a spalla. E questo crea proprio un rapporto come di insegnamento quasi a bottiglia. Tutto questo porta alla costruzione di competenze molto, sì,
appunto, come dicevo, legate alla professione in senso generale, ma che poi permettono di essere così tradotte in un'attività pratica, concreta, realizzativa, immediata. Tant'è vero che adesso abbiamo così preparato una piccola intervista di due studentesse che si sono appena laureate e proprio per la loro tesi hanno realizzato un'esposizione in un museo qui in Ticino, ma è interessante proprio perché con questa dimensione accademica sfocia poi in questa attività pratica, concreta, dove insomma, potrete assaggiare un po' lo spirito con cui noi organizziamo intendiamo il nostro corso di laurea. Lo si può far partire, credo. Ciao, io sono Matilde, ho 23 anni, mi sono laureata a settembre del 2020, vengo da Varese. Ciao, sono Sofia, laureata anche io con Matilde a settembre 2020, ho 25 anni e vengo da Balerna. Il nostro lavoro di tesi è stato realizzato per la mostra Dentro i Palazzi presso la Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust di Rancate ed è frutto dell'unione di due progetti inizialmente nati durante l'ultimo semestre di Bachelor. L'idea di progetto era quella di creare una mostra coinvolgente che raccontasse il tema del collezionismo privato con un taglio narrativo romanzato. Per raccontare la storia abbiamo deciso di usare come mezzo il disegno, uno strumento che abbiamo potuto gestire da sole senza l'aiuto di esterni e che ci ha permesso di raccontare meglio l'interno dei palazzi del Settecento e dell'Ottocento. Progettualmente abbiamo in parte anche diciamo, fatto delle aggiunte, rimaneggiato la curatela e oltre a ciò abbiamo seguito comunque il cantiere in tutte le sue fasi, dal budget fino alla posa finale degli oggetti e abbiamo realizzato anche buona parte di una sala, nello specifico dell'allestimento, questo anche grazie agli strumenti che ci sono stati dati dalla SUPSI, come ad esempio il taglio laser. Sicuramente sono importanti, però non sono innate, quindi diciamo che si imparano durante i 3 anni di bachelor, che sicuramente ti preparano alla fine a raggiungere la pratica e la manualità che ti servono per poter gestire un progetto di questo livello, diciamo. Si fa molta pratica anche della manualità, appunto, con diversi modelli, facendo schizzi dei progetti e quindi, cioè, mano a mano esercitando la manualità la si acquisisce. Uno degli aspetti che abbiamo più apprezzato è il fatto che abbiamo potuto seguire il progetto in tutte le sue fasi, cioè dall'idea progettuale, quindi il concept, alla grafica, ai disegni della falegnameria, fino al fatto anche di aver proprio realizzato noi alcune parti, come ad esempio il disegno. Ci sono alcuni aspetti in alcune sale del museo che sono stati appunto pensati e creati al 100% da me e Sofia, come abbiamo già anticipato grazie all'utilizzo dei mezzi che ci sono stati dati dalla SUPSI, ma la soddisfazione più grande è stata poter vedere che una sala in particolare è stata pensata e costruita completamente da noi, partendo dagli oggetti piccoli quali le didascalie a comunque il pensiero generale che sta dietro a tutto il percorso. Sicuramente la competenza fondamentale che ci è servita soprattutto per la realizzazione di questo progetto è il fatto che in tutti questi anni di SUPSI abbiamo imparato a gestire un progetto dall'inizio alla fine senza lasciare niente al caso. Nel momento in cui ci siamo trovate a dover gestire un progetto che dovesse essere realizzato veramente, ci siamo rese conto di quanto fosse importante l'aver studiato e l'aver progettato, riuscendo sempre a gestire ogni singolo dettaglio nel migliore dei modi. Esatto, sì, anche da parte mia penso comunque la concretezza che la SUPSI ci insegna, cioè l'idea che proprio
bisogna pensare tutto nei minimi dettagli e bisogna anche magari pensare che c'è un falegname, un elettricista, un qualsiasi artigiano che deve riuscire a realizzare questa cosa. Quindi ad esempio anche le tolleranze, tutte quelle cose lì che appunto poi veramente si vedono e fanno la differenza durante una realizzazione. In bocca al lupo! di prepararsi a 3 anni super impegnativi, ma che vale la pena, no Mati? Esatto, no, vi daranno tanta, tanta soddisfazione. Bene, quindi sì, in bocca al lupo, magari, ma ancora prima di in bocca al lupo, sta passando adesso sui vostri schermi, immagino, questa slide dove vedete un po' riassunto il titolo rilasciato, insomma non so come dire, i titoli di coda, ma che rappresentano fondamentalmente quali sono i criteri minimi d'ammissione, costi, la durata, il titolo rilasciato, eccetera. Ecco, rimarranno così esposti, mentre chi lo vorrà, immagino. Bene, grazie a Pietro Vitali, responsabile del corso di laurea in architettura d'interni. Sì, abbiamo già delle domande dal pubblico e vi ricordo che potete continuare a inviarci le vostre domande tramite WhatsApp al numero 079 260 07 48. E se non dovessimo riuscire a rispondere a tutte le vostre domande oggi, potete sempre contattarci direttamente ai recapiti che appunto vedete in questa slide. Ecco, una domanda ricorrente. È la seguente, due studentesse ci chiedono appunto come, in cosa che consiste il portfolio. Una in particolare appunto ha frequentato un istituto tecnico per geometri e quindi non ha mai fatto uno di questi portfolio e ci chiede in che cosa consiste. Sì, il portfolio consiste fondamentalmente nella collezione di portfolio in generale di quanti se ne vuole, quello che chiediamo noi di 3 lavori in maniera che per voi sono significativi e grazie ai quali voi potete manifestare quello che sono le vostre competenze pregresse nell'ambito del progetto e dell'architettura d'interni, del design, oppure chi ha fatto geometra, magari anche l'architettura, ma questo è ciò che ci permette di comprendere se il tipo di attitudini che avete rispetto alla professione sono quelli adeguati, per cui vi dico anche il fatto che il portfolio sia imbastito bene, non tenuto assieme con 3 graffette, un po' così in modo approssimativo, ma anche l'amore per l'elaborato materiale, pratico. A parte che il portfolio lo dovete mandare sotto forma di PDF, quindi in forma digitale, ma anche in forma digitale, insomma, può presentare bene o presentare male. Un designer di solito cerca di presentare le cose bene. Sì. Ecco, per rimanere su questo argomento, i lavori da presentare devono essere incentrati sull'architettura o da avere una natura architettonica o possono essere anche lavori artistici in generale? Possono essere lavori artistici in generale. Perfetto, grazie. Un'altra domanda è come sono le prospettive professionali dopo il bachelor? Immagino che tipo di lavoro si può svolgere e se effettivamente le persone trovano lavoro. Sì, beh, allora, il lavoro che si può svolgere è quello di architetti d'interni. La formazione bachelor è orientata prevalentemente in un primo tempo, ad essere impiegati in uno studio di progettazione. Allora, a seconda dell'area geografica a cui si fa riferimento, ci sono aree dove ci sono tantissimi studi di architettura d'interni, altre dove ce n'è un po' meno. So che ci sono anche tanti studi di architettura che assumono giovani laureati in architettura d'interni per le competenze specifiche e alternative che hanno e perché spesso negli studi di architettura ci si trova comunque a dover fare dell'architettura d'interni e aver bisogno delle persone che sono pronte a rispondere anche a queste sollecitazioni del mercato, crescenti peraltro, vi dirò. Tant'è vero che sono anche sempre di più gli studi di architettura d'interni. Adesso, l'anno che è appena trascorso, francamente, devo dire, faccio fatica io stesso, come tutti, a capire dove si sta orientando il mercato e cosa succederà fra 2 o 3 anni. I dati comunque che abbiamo raccolto fino ad oggi, comunque, sulla percentuale di impiego, noi seguiamo i nostri studenti 6 mesi, 1 anno e 3 anni dopo l'ottenimento del bachelor e devo dire che nell'area del
i nostri laureati SUPSI hanno delle percentuali alte che adesso non so se sono ancora sul 90% eccetera, però adesso francamente mi dispiace non avere il dato preciso, ma so che la percentuale si attesta attorno a questi numeri, considerando che altri invece continuano a studiare, insomma devo dire che le prospettive sono buone. Ecco, ritorniamo ancora un attimo sul portfolio. Sì. Ci viene chiesto se c'è una scadenza per la presentazione del portfolio. Allora, no, quando uno fa... Allora, c'è una scadenza per la preiscrizione. Dal momento che uno manda la preiscrizione, noi contattiamo come scuola lo studente dandogli indicazione sul fatto che deve inviare un portfolio, una lettera di motivazione, eccetera, e sarà lì che gli verrà indicato entro quando bisogna mandarlo. Comunque bisogna mandarlo... non so come dire, almeno 2 settimane entro la fine del termine ultimo per l'iscrizione, che adesso francamente non mi ricordo esattamente quando è, me ne scuso. Il 15 aprile, mi dicono. Bene. Perfetto, grazie. Abbiamo fra gli spettatori anche qualcuno che è iscritto a un istituto tecnico nel settore informatico e dunque voleva sapere qualcosa in più rispetto all'anno di pratica assistita, se appunto sono... è necessario per loro seguire questa formazione e in che cosa consiste? Allora, istituto tecnico, allora c'è chi ha seguito un istituto tecnico in un'area affine all'architettura d'interni, al design o all'architettura, può accedere direttamente al corso di laurea. Chi invece, come nel caso dell'informatica per esempio, è un po' più distante, beh no, in quel caso lì è richiesta un anno di come vedete, o un anno di pratica o un anno propedeutico in una scuola di arti, come noi abbiamo questo accordo con il CSIA, che è questo centro insomma un liceo artistico che abbiamo qui a Lugano, molti lo conosceranno già, oppure tramite questo anno di pratica assistita che è organizzato in collaborazione con noi la SUPSI, dove cosa succede? Per 2 mesi lo studente segue dei corsi proprio introduttivi al CAD, al disegno e alcuni aspetti legati alla professione, e poi dopo svolge una pratica durante i mesi successivi dell'anno, quindi questi 9-10 mesi che seguono, prima di poi integrare l'iter di studio triennale del corso di laurea in architettura d'interni. Grazie, molto esaustivo. Una domanda frequente, naturalmente visto il periodo, e come si svolgeranno le lezioni prossimamente? Come si svolgeranno? Non lo so. Vi posso dire come si sono svolte e come le stiamo svolgendo. Allora, abbiamo la fortuna come facoltà di design di, contrariamente a, non so come dire, a quanto avviene in tante altre facoltà, di per i casi in cui è indispensabile la presenza in sede e l'elaborazione di... l'ho anche detto prima, insomma, tutte queste attività pratiche della Factory richiedono evidentemente una presenza in loco. Ecco, per queste attività, tutte queste attività sono svolte in loco. Evidentemente molte lezioni, soprattutto di carattere teorico, invece sono svolte a distanza. Quelle svolte in loco comunque sono svolte secondo i crismi e tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire contagio e diffusione di tutto quanto, quindi di locali igienizzati, numero massimo di studenti, mascherine quando si lavora congiuntamente, distanze eccetera. Ecco, però devo dire che è una fortuna poter appunto sia per gli studenti incontrarsi in sede, lavorare sui modelli eccetera. Speriamo che presto questa emergenza si concluderà e che si potrà ritornare a lavorare assieme tutti negli spazi della scuola, che sono, tra l'altro li avete visti all'inizio, sono molto belli, grandi e generosi, per cui... proprio dovrebbero anche così facilitare la presenza. Grazie. Ancora una domanda, è abbastanza ricorrente anche questa. Quali sono le prospettive post laurea, nel senso se è possibile proseguire gli studi, dove e come? Allora, è possibile proseguire gli studi, come dicevo c'è internamente la SUPSI, c'è questo Master in Interaction Design che è proprio pensato per le filiere del design e quindi anche dell'architettura di interni. Adesso non vi descrivo che cos'è l'Interaction Design, semmai ci sono tutte le indicazioni del caso sul nostro sito, perché sennò qui non finiamo più, però posso dire che per tutto quanto riguarda... la dimensione della museografia eccetera, c'è veramente una parentela molto stretta con quello che facciamo noi.
Poi ci sono altre, come dicevo, in Svizzera esiste un solo master in architettura di interni che è a Ginevra, abbiamo anche degli accordi, prendono pochissimi studenti, ma ci sono dei nostri studenti che lo frequentano, l'hanno frequentato con successo, dove sono stati ammessi senza recupero di crediti, eccetera, oppure, non so, la nostra assistente, dopo aver studiato da noi, ha fatto un master al Politecnico di Milano, questo master idea sull'allestimento, e poi adesso è tornata a insegnare da noi. Dicevo prima, c'è questo master IMIAD che sta per International Master in Interior Architectural Design, con delle collaborazioni, l'University of Cincinnati, la SEPT di Ahmedabad in India, la ETU di Istanbul e la HFT di Stoccarda, dove le diverse facoltà di architettura di interni collaborano proprio in questo programma master congiunto. Per i nostri studenti lo sbocco più naturale dopo il bachelor sarebbe quello di integrare la formazione master nell'ambito IMIAD in Germania e poi eventualmente svolgere un semestre o negli Stati Uniti o in Turchia o in India, o chi volesse può anche tornare a fare un semestre alla SUPSI a livello master nell'ambito di questo progetto. Ecco, per cui le possibilità sono molteplici e non le ho dette tutte, ma sono quelle che sono più così accessibili e frequentate dai nostri laureati. Grazie. Ancora una domanda. Ci chiedono il titolo di studio acquisito dopo il bachelor SUPSI triennale in architettura d'interni. Ecco, a che cosa equivale questo titolo in Italia? Se c'è un'equivalenza con un altro titolo italiano? Sì, equivale alla laurea triennale in Interior Design. Grazie. Prego. È prevista una selezione in entrata o è il portfolio di cui parlavamo prima? È il portfolio. Okay. E allora, il principio... Allora, a parte il fatto che per una questione di qualità... non abbiamo mai avuto veramente problemi dal punto di dover fare selezione da questo punto di vista, però per una questione di qualità è importante che non ci sia un esubero veramente di numero di studenti, per cui fino ad oggi con 30 studenti al primo anno, forse un po' di più magari anche, riusciamo a, con gli spazi che abbiamo, i docenti che abbiamo, a rispondere alle legittime aspettative che una matricola ha nei confronti della scuola, ovvero di essere seguito con costanza, dedizione e qualità dal corpo insegnante e di avere gli spazi adeguati. Parlo anche di laboratori di modellistica, laboratori di fotografia, laboratori, il Fab Lab, che è il laboratorio digitale, eccetera. E tutte queste strutture devono essere facilmente accessibili per tutti sempre. Per cui è importante che la selezione non avviene sulla base del numero, però avviene sulla base di queste attitudini che andiamo a testare grazie al portfolio. Devo dire che se uno ha i requisiti che vedete descritti a video, in genere le competenze le ha, ecco. Non sempre, attenzione, non è che pigliamo tutti, però anche perché abbiamo un numero di candidature abbastanza cospicuo, però appunto questa selezione anche a livello legale è pensata non per ridurre i numeri, anzi, ma proprio per evitare che qualcuno si iscriva in una facoltà e che si orienti verso una professione, ancora prima che verso una professione, che non è, non so come, che non ha nel DNA, che non ha le sue corde, diciamo. Ecco. Per cui anche per magari chi lo sostenta, i genitori che gli devono pagare gli studi, eccetera, magari è meglio sapere prima di cominciare, poi finire dopo 3 mesi sconsolato, sapere che magari è meglio non intraprendere questa carriera. Guarda, le domande arrivano copiose. Un'altra riguarda ancora l'anno di pratica assistita. Ci chiedono se effettivamente il numero di richieste per l'anno di pratica assistita supera spesso il numero di posti effettivamente disponibili. No, allora l'anno di pratica assistita devo dire che se aumentano le candidature si aumenta l'offerta, ovvero cerchiamo veramente di rispondere alle aspettative. Quello che è difficile nell'anno di pratica assistita è considerare che per svolgerlo non è la scuola a trovare la posizione. Allora vi aiutiamo evidentemente a trovare lo stage, nel senso che ogni anno ci sono degli studi con cui abbiamo un contatto, eccetera, e che assumono delle persone, sono degli stagiaire proprio in quest'ottica qui. È chiaro che se il numero dei candidati aumenta, come sta succedendo negli ultimi anni, la quantità di studi disposti ad assumere come stagiaire qualcuno che non ha nessuna esperienza o soltanto quei 2 mesi brevi di introduzione che gli abbiamo fatto noi, non è scontato che la cosa possa venire così automaticamente. Per cui la difficoltà
più che nell'essere ammesso al corso APA-STA, nel riuscire a trovare la posizione per lo stage, per potersi iscrivere all'anno di pratica assistita. Ecco, una domanda forse un po' ripetitiva, ma giusto se si può ripetere un po' la questione del portfolio. Ci chiedono ancora se questi tre progetti che devono essere presentati possono essere inerenti alla professione che le persone stanno facendo in quel momento o se devono essere più vicini all'architettura. Forse è il caso di ripetere questa... La ripeto, non devono necessariamente essere vicini all'architettura di interni, anzi non andate a produrre dei lavori fatti male in architettura di interni se siete bravi a fare delle fotografie perché avete avuto una formazione che vi ha... formato con uno sguardo, un'abilità, una competenza in quell'ambito, beh, sarà molto meglio per noi e per voi che possiamo eventualmente valutare su quella base e discutere con voi, se dovesse esserci un colloquio, sulla base di quello che sono le vostre competenze. Non è l'abilità nel fare l'architetto di interni, che questo è quello che produce la scuola, il corso di laurea, ma è veramente una questione legata all'attitudine rispetto all'arte applicate, l'arte, la visione, la composizione. Per cui è questo che noi andiamo a valutare con questo portfolio. Ecco, inoltre, c'è possibilità di seguire programmi di mobilità in altri paesi, all'estero? Allora, abbiamo diversi accordi con diverse università, già anche prima parlavo di questo Master IMIAT, per cui sì, India, Turchia, Germania, ma poi ancora con Portogallo, Spagna, per cui sì, c'è questa possibilità sia come scambio, anche con dei workshop che organizziamo adesso, appunto, ce n'era uno previsto in Slovenia che dovremmo fare online, ma quando tornerà così c'è questa possibilità. C'è anche la possibilità per chi volesse durante l'estate fare dei periodi di pratica anche brevi che vengono riconosciuti come se fossero dei periodi di mobilità, stiamo parlando di 3 settimane, 1 mese di pratica, che ne so, in uno studio di Zurigo piuttosto che in Germania, in Francia, in Inghilterra, insomma uno dove vuole, dove trova. Ok, grazie Pietro Vitali, responsabile del Bachelor Subsi in Architettura d'Interni. Siamo davvero in conclusione, manca quasi meno di un minuto. E vi ricordiamo che potete contattarci in qualsiasi momento scrivendoci all'indirizzo email info@ai-subsi.ch oppure ai recapiti che vedete in questa slide. E comunque per qualsiasi informazione di carattere generale potete sempre visitare il sito del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design all'indirizzo subsi.ch/dacd. Grazie per la vostra attenzione, speriamo di vedervi al corso di laurea in architettura d'interni e non dimenticate che sempre sul nostro sito www.subsi.ch/dacd potrete rivedere tutte queste presentazioni comodamente da casa. E restate adesso sintonizzati perché alle 17.30 assisterete alla presentazione del corso di laurea in comunicazione visiva. Grazie e a più tardi.